Eccomi tornata con un altro video. Ebbene sì, allora volevo parlarvi un pochino di questa cosa, ovvero domenica sono stata alla fiera dell'estetica qui a Roma e per fortuna era davvero molto vicino a casa mia, cioè nel senso a livello di chilometri saranno una trentina, ma senza traffico in 20 minuti praticamente siamo arrivati. E volevo spendere due parole su questa fiera, nel senso che avevo anche iniziato a fare un vlog. Ma sono rimasta, cioè praticamente era talmente corto ed era talmente inutile che non l'ho messo. E io ero partita con l'idea che fosse un mini Cosmoprof, dove appunto sono stata l'anno scorso e che mi ha lasciato davvero senza parole. Cioè, è davvero davvero bello. E tant'è che penso più avanti di farvi un video apposta sul Cosmoprof, come mi sono organizzata, come bisogna secondo me organizzarsi, un po' di consigli. E appunto, quindi pensavo che era, diciamo, un mini Cosmoprof, appunto. E già il fatto comunque che rispetto, io poi faccio sempre appunto il paragone col Cosmoprof perché ero proprio partita così. E già il fatto che il parcheggio, abbiamo dovuto parcheggiare davvero lontanissimo, ma non perché non ci fosse posto, perché era proprio lontano dal parcheggio arrivare al padiglione della fiera. E tra l'altro faceva un freddo assurdo, era un vento davvero gelido. E oltretutto i padiglioni della fiera erano solamente due. Padiglioni che in confronto ai padiglioni appunto di Bologna sono molto molto più piccoli, saranno stati almeno metà. E poi sono proprio rimasta male perché non me l'aspettavo così piccola. Dal sito ovviamente non ti diceva quanti padiglioni erano organizzati, io quindi pensavo tutti perché ero andata a vedere la mappetta della Fiera di Roma appunto. E sono rimasta male perché in un'ora e mezza circa l'abbiamo girata. E quindi insomma non è una cosa tipo che avrei consigliato a persone che venivano da più lontano. Un padiglione era quasi interamente dedicato a macchinari da estetista, quindi per massaggi e pressoterapie, queste cose qui. E l'altro erano tantissimissime cose di unghie e qualcosina di make-up, ma davvero poco. Secondo me era una fiera davvero top per chi fa le unghie, nel senso anche a casa o proprio come estetista in un negozio. C'erano davvero tante cose sfiziose e a dei prezzi davvero molto convenienti, abbastanza, c'erano gel colorati anche a 5 euro, quindi davvero molto molto convenienti. Niente, però ecco, sono rimasta un po' male perché ero partita tutta fomentata con un'idea, poi invece ci siamo un po' persi così. Ora, io ho preso qualcosina, avete dubbi? Però voglio lasciarvi il pezzo forte, secondo me, alla fine. Allora, uno stand che mi ha colpito è stato quello di Mesauda. Che tra l'altro c'è anche un negozio qui su Via Tuscolano, ma onestamente non ci sono mai entrata. E devo dire che mi ha incuriosito per il prezzo, perché è un made in Italy e perché ho sentito parlare bene di alcuni prodotti. E ho preso due cosine. Allora, il primo è un correttore. Tra l'altro è stata carinissima la ragazza che appunto ci ha aiutato a scegliere più che tutto perché c'era una bolgia di gente. Lei riusciva a intrufolarsi per prendere i tester per i colori e io no. Ed è il Perfect Skin Concealer. E appunto mi hanno fatto consigliare un correttore ad alta copresa per le mie occhiaie e ho preso questo qui in stick, ve lo faccio vedere, è davvero molto molto cremoso e come vedete ha una punta di arancio all'interno. L'ho preso apposta così visto che le mie occhiaie sono tendenti al blu viola. Okay, come vedete è davvero, non so se riuscite a cogliere la texture, è davvero molto molto cremoso, quindi spero insomma non vada tutto nelle pieghette, ovviamente l'ho fisso con la cipria però. E questo qui è lo 09
beige a bicocca, appunto, c'ha questa punta di arancione che secondo me per le occhiaie. Rispetto all'altro video haul, questa volta sono stata bravissima perché non ho provato nulla di queste cose. Oggi quando mi sono truccata ho fatto una fatica immensa, soprattutto per il pezzo che vi faccio vedere dopo. Sempre di Mesaud ho preso poi una cipria. Tra l'altro di questa cipria mi piace da morire il packaging. Non so perché, perché tra l'altro come vedete è davvero molto basic, cioè è semplicissimo, è in nero lucido con scritto light velvet. Non lo so, però mi sa molto di professional. Allora, su questa cipria volevo dire, cioè volevo spiegarvi un attimo perché ora la vedrete ed è scura. Il senso di questa cipria era di prenderla al posto di una terra, diciamo calda, cioè per scaldare volevamo una terra, visto che quella è stata tutta sfrantumata, e una terra per scaldare un po' l'incarnato, specialmente quando la usa mia madre, insomma non si mette a far contouring, e quindi facile da usare al volo così. E invece di prendere una terra che specialmente per le nostre carnagioni più chiare, trovare la giusta tonalità che non faccia chiazze, che comunque non si veda troppo, è più difficile, abbiamo preso una cipria colorata un po' più scura. Comunque la cipria, anche se è scurissima, presa col pennello, il colore è molto molto modulabile. Appena si apre all'interno ha il suo piumino, che non penso comunque di usare, non per questa almeno. Ha uno specchio enorme e questa qui appunto è la cipria. Appunto come vedete, cioè la cipria solitamente si prende del colore dell'incarnato, come vedete è molto più scura rispetto a me. E però, a parte setosissima davvero, io non so se ora voi la vedete, l'ho messa vicino al correttore. Vediamo. Ecco, forse così la vedete. Esatto. È comunque calda come cipria, cioè nel senso non è un colore freddo, e magari va oltre che a fissare la base e appunto a dare quel colorito sano al viso. Queste cose, allora, il correttore, tutto quanto abbiamo pagato 11 euro. Se non ricordo male era 6 euro la cipria e 6,50 la cipria e 4,50 il correttore, comunque giù di lì, quindi prezzi davvero molto convenienti e soprattutto perché, cioè questa cosa mi ha stupito, soprattutto perché come leggete è un marchio made in Italy e appunto questa cosa mi ha fatto davvero piacere. Arriviamo al pezzo forte. C'era lo stand di Paola P che avevo puntato già dal Cosmoprof, io però ero stata molto brava a non acquistare, ma questa volta ho ceduto perché era tutto al 50%, quindi insomma capite bene che era davvero molto molto conveniente e ho preso una palette. Tra l'altro c'erano molte cose davvero interessanti, perché c'erano le tinte labbra che venivano a 10 euro, se non sbaglio erano intorno ai 18-20, quindi comunque più o meno tutto al 50. C'era il famoso di Paola P, è il mascara con le fibre e dei rossetti, e appunto c'erano queste due palette che sono le famose, la India e la Africa della Paola P, e io ho preso la India che adoro. Io oggi ho fatto, vi giuro, una fatica a non utilizzarla. Volevo, prima di farvela vedere, comunque dirvi che, per chi non lo sapesse, leggo qui comunque dalla cartolina che mi hanno dato, i prodotti Paola P sono paraben free, a basso contenuto di nickel, e tutte le polveri che compongono i nostri ombretti sono state micronizzate, questo per garantire un'alta qualità del prodotto, unitamente a una facile stesura e una perfetta scrittura. L'aggiunta della cera d'api alla formula rende naturali al 95% i nostri ombretti, quindi stiamo parlando di un prodotto, insomma, ecco, bio, se possiamo definirlo così. Questa qui è la palette, e tra l'altro io non so se notate quanto è bello il packaging. Questo qui è il cartone comunque, che ha appunto tutti quanti questi disegni in rilievo,
e dietro ci sono appunto le spiegazioni con i colori. E ora arriva lei. Anche il packaging della palette in sé è davvero bellissimo. Cioè, notate quanto è bella. È davvero bellissima. Dietro è semplicissima così. E poi io non so se voi ve ne rendete conto, ma perché io, vedendo varie foto e video, mi hanno fatto l'idea di una palette molto più piccolina. Invece non è affatto piccola. E poi la cosa che mi ha sorpreso è questo specchio. Cioè, io non so se, a parte adesso sto riprendendo tipo tutto, però non so se voi vi rendete conto quanto è grande. È davvero un qualcosa di enorme. Non so nemmeno come coprirlo adesso per farvi vedere. Questi qui sono i colori della palette. Anche l'Africa è davvero molto bella, ma mi dava l'idea di essere un po' smorta. Non so come spiegarvi. Erano colori molto cupi, molto, molto smorti. Per come mi trucco io e per i colori che insomma prediligo, questo era davvero il top. E come allora, ci sono 5 ombretti, sono in totale 8 ombretti, di cui due ombretti sono opachi, che sono questi, non riesco a fare un capo, che sono questi due qua sotto, 5 sono perlati, che sono tutti quelli sopra, e l'ultimo è un cajal in polvere. Ora vi faccio vedere gli swatch. Tra l'altro, anche i nomi dei prodotti, degli ombretti, sono davvero particolari, perché sono Nirvana, Maraia, Kama Sutra, Bollywood, Sari, Gange, Dharma e David Kajal. Quindi davvero molto particolari. Faccio vedere gli swatch. Questa qui corrisponde alla prima fila di ombretti. Vi metto, faccio una cosa perché non riesco a tenere la palette senza far vedere lo specchio e far vedere gli swatch. Quindi al lato vi metto la foto della palette, così insomma vedete i corrispettivi swatch. C'è questo bianco perlato che è davvero wow, questo dorato che è davvero molto molto bello e brillante. Poi c'è questo rosa e un po' aranciato e questo qui che ha un color rame. Come vedete, davvero molto molto pieno. Queste sono davvero bellissimissimi e questi appunto sono tutti e quattro perlati. Questa è la seconda fila dove abbiamo qui che è l'ultimo perlatino, che ha questo marroncino un po' bronzo, sì. E poi io sono rimasta davvero wow. E dalla scrivenza degli opachi, perché di solito in tutte le palette, anche quelle più costose, gli opachi sono quelli che tendono comunque a scrivere un po' meno. Io invece, cioè, ci verrei a farvi vedere e non, cioè, sono appena sfiorati. Questa cosa è pazzesca. E c'è appunto questo marrone qui, che è un marrone caldo, davvero molto molto bello. E questo marrone più scuro e più freddo sopra, molto carino. E qui al lato, perché mi ero presa un po' larga, è il cajal nero. Quindi davvero dei colori top, secondo me, e super super scriventi, anche i più chiari. E la cosa che mi ha lasciato davvero stupita è il fatto che basta davvero che lì si sfiora e hanno una scrivenza pazzesca, davvero pazzesca. Non vedo l'ora di usarla, di farci un trucco e sicuramente ci farò un tutorial. L'unica cosa che secondo me manca è un pennellino, perché tra l'altro lo spazio c'era. Vi faccio vedere. Vedete? Qui un pennellino ci poteva stare, ma insomma, a questo specchio che è un qualcosa di pazzesco, è davvero grandissimo e bello. E quindi niente, come sempre vi ho fatto vedere i miei acquistini. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di questa palette, se ce l'avete. Io devo dire che sono davvero super entusiasta. Sono curiosa anche di provare questi prodottini di Mesauda.
e spero di avervi tenuto compagnia e di non essermi dilungata troppo. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!